Borini palla dentro e para il portiere. I ragazzi hanno vinto 3-0, stanno vincendo 3-0 quando mancano 2 minuti alla fine. I ragazzi vincono 3-0 per il gol di Piontek. Ancora una volta Ale Piontek, pum pum pum, ha cantato la curva. E poi dopo 2 minuti uno splendido gol di Kessié, fra i migliori in campo. E chiudiamo con Samuel Giunco lustroso che segna il gol del 3-0. È stato un Milan divertente, la gente si sta beando. Intanto sto seguendo ancora questa azione con i ragazzi che stanno cercando di controllare un buon Empoli nel primo tempo. Attenzione, ancora la palla che termina lontana. Un buon Empoli nel primo tempo e fra i migliori in campo è stato Samu Castiglieco, che ha impegnato 2 volte il portiere empolese Dragoschi, prima con un tiro arcansiel e dopo con un altro tiro che ha visto la deviazione. Un Milan che nel primo tempo ha trovato un Empoli molto organizzato, tecnicamente molto attento. Poi nel secondo tempo è debordato. Dopo 4 minuti è stato Çalhanoğlu a inventare Çaldacroccante un pallone raso terra ed è arrivato lui, il cacciatore di taglie, mentre viene avanti ancora l'Empoli. Attenzione, pallone dentro e la grande parata del guardiano della luna. La grande parata, riflesso straordinario. Spalla anca i gambe del guardiano della luna. Vediamo quanto sono 4 minuti di recupero. Poi ragazzi dunque che vincono, hanno vinto 3-0. Dicevo, il passaggio di Çalhanoğlu, morbido come una mousse al cioccolato, è intervenuto il cacciatore di taglie e ha segnato il suo gol, ancora il 7° gol da quanto è al Milan in 6 partite. Incredibile. E tutta la curva è partita. Piontek Ale, attenzione, pallone dentro, sbaglia il gol più facile, ma era ancora in fuorigioco. Borini sul passaggio del punciglione che è entrato al posto di Piontek. Dopo il gol di Piontek, il migliore in campo, Samu, è l'unico lustroso, segna, appoggia a Kessié e con un colpo sotto al fin della licenza io tocco, segna il gol come fosse Cyrano de Bergerac, il gol del 2-0. Il Milan li traccheggia, controlla la partita, Gattuso non fa cambi, applausi per lui. Ancora una volta l'alchimista è stato straordinario, mentre viene avanti ancora Samu. Straordinario, perché una paria del genere Castiglieco, da qual Castiglieco dell'inizio della stagione se la sognava. E dunque è stato splendido l'alchimista con la sua pietra filosofale a trasformare anche Samu Castiglieco. Mentre potrebbe tirare tiro, la palla termina fuori Çaldacroccante. Ancora il Milan quando mancano pochi minuti. Poi il terzo gol è un'altra invenzione dalla destra di Conti, al terzo assist da quando gioca al Milan. Al terzo assist lui, Saetta McKean, mette un pallone delicato come una mousse al cioccolato, morbido come un ritratto di Degas, e arriva ancora lui, e Giunco lustroso, le magro ma abile, con un colpo di fioretto, anche lui come se fosse Cyrano de Bergerac, segna il gol del 3-0. Intanto la curva sta esaltando. Ci sarebbe un altro gol bellissimo di Borini. Avar che l'ha condannato all'annullamento per una decisione machiavellica dell'arbitro. Chiudiamo con le pagelle. Ancora un bel voto per Donnarumma, poco impegnato ma straordinario. Conti ha fatto un po' fatica nel primo tempo, poi è stato ancora l'autore dell'assist del 3° gol. Romagnoli, Busacchio, Saracinesco. Riccardo Rodriguez, autore del cross vincente per il gol di Paquetà, annullato dal VAR. Partita di sostanza. Kessié, chi critica Kessié? Kessié si presenta solo, può sbagliare ma si presenta. Ha realizzato un gol bellissimo con un tocco sotto. Viene avanti ancora l'Empoli, vediamo. Sempre Kessié a disturbarlo, e c'è un calcio di punizione per l'Empoli. Parliamo di Bakayoko, non ci sono parole, altro giocatore che l'alchimista ha trasformato. Castiglieco, per me il migliore in campo. Piontek, una sentenza, il cacciatore di taglie.
sempre col suo sigaro in bocca, col suo sigaro in bocca, pum 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 pum, ancora una volta. Dall'altra parte la prestazione di Çalhanoğlu, autore dell'assist importante per il primo gol. Ma andiamo ad assistere e poi chiudiamo questo video quando l'arbitro chiuderà la partita. Mancano 30 secondi, attenzione, c'è il pallone in mezzo, tutto il Milan dietro, però la partita è già ben sul 3-0. Pallone dentro, vediamo chi va, salva, attenzione, e Mischione via. Ormai mancano pochissimi minuti ed è la fine. I ragazzi vanno a 40, a 45 punti, a un punto dall'Inter che deve giocare. I ragazzi dunque, missione compiuta, 3-0. E la gente si è divertita, la gente si entusiasma. Il Milan è splendido, grazie all'alchimista, a Rino Gattuso e i suoi ragazzi. Signori, 3-0. E ora la Coppa Italia. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Forza ragazzi!